Adagiato su due colli, nella media valle dell'Iri, si erge l'incantevole borgo di Arpino, città d'arte, terra di oratori, condottieri e artisti. Arpino è geograficamente ben localizzabile, ci si arriva facilmente attraverso delle rotabili provinciali e appena si entra in questa città si respira un profumo di storia, un profumo che parte da millenni. Arpino è stato municipio romano, il suo simbolo, il suo arme reca l'epigrafe Inca d'Imperium, significa di qui all'impero. L'origine del borgo si perde nella notte dei tempi. Storia e leggenda si fondono nell'antica Acropoli, Civitavecchia di Arpino. La Civitas, piccolo centro di umanità secolare, è cinta dalle millenarie mura megalitiche. La tradizione popolare attribuisce la costruzione delle mura poligonali ai mitici ciclopi o ai pelasgi, ma con più sicurezza furono costruite fra il VII-VI secolo a.C. dal popolo dei Volsci. Certamente l'arco a tutto sesto, porta arcaica di ingresso dell'Acropoli, rievoca in maniera determinante le gallerie costitutive di Tirinto e Micene. Opera architettonica mastodontica è tra le poche arrivate a noi intatte. Fulcro del bellissimo borgo laziale è Piazza Municipio, che con le sue linee architettoniche armoniose ed eleganti, le tinte calde e gentili delle sue facciate, accoglie il visitatore per introdurlo nel cuore della città. Centro della vita sociale, culturale e religiosa cittadina, Piazza Municipio sorge sul sito dell'antico foro romano. Ne dà testimonianza l'antico basolato romano, visibile nel centro della piazza. Sul lato sinistro della piazza si erge il monumento in bronzo dedicato a Caio Mario. A fianco alla statua si leva la settecentesca facciata della collegiata di San Michele Arcangelo, dalle linee sobrie e regolari, inframmezzate da elementi decorativi barocchi. A croce latina, l'interno dell'edificio sacro presenta tre navate con cappelle laterali e volte a crociera. San Michele è custode di numerose opere di prestigio. Subito entrando, notiamo sull'altare maggiore la grande tela del Cavalier d'Arpino, raffigurante l'Arcangelo Michele, vittorioso su Lucifero.
Di notevole livello artistico è la croce stazionale di Scuola Toscana nella navata destra. Bellissima è anche la tela di Francesco Curia, imitatore del Caravaggio, raffigurante il battesimo di Gesù. Di pregevole fattura è l'organo settecentesco. Si affaccia su Piazza Municipio il Convitto Nazionale Tulliano. Sulla facciata del Tulliano, a sottolineare il suo legame con un'illustre tradizione, sono collocati all'interno di nicchie i busti di Caio Mario, Marco Tullio Cicerone e Marco Vipsiano Agrippa. La tradizione di studio tulliano, assai prestigiosa, rivive ogni anno nei giorni del Certamen Ciceronianum Arpinas, che chiama giovani liceali di tutto il mondo a cimentarsi su opere di Cicerone. Campeggia in Piazza Municipio il monumento in bronzo dedicato al grande oratore romano Marco Tullio Cicerone, a cui Arpino diede i natali. La scultura del 1958 è opera di Ferruccio Vecchi. Si affaccia sulla piazza il complesso architettonico di Palazzo Boncompagni. Vecchia sede dell'amministrazione comunale, l'aspetto attuale risale all'Ottocento. Oggi è sede della Fondazione Umberto Mastroianni e al suo interno custodisce alcune opere del famoso artista che trovò i natali nello splendido borgo laziale. Oltre alla mostra permanente, è possibile osservare la sezione I Mastroianni, dedicata alla dinastia d'artisti. Opere di Umberto Mastroianni sono visibili anche sul territorio di Arpino. Il palazzo ospita anche mostre fotografiche di diversi artisti. L'arte della liuteria ha goduto ad Arpino di una tradizione affermata e gloriosa. Testimonianza ne è il Museo della Liuteria, che raccoglie e espone i prodotti finiti e le fasi di lavorazione seguite nella storica bottega Emberger Cerrone. Si possono osservare gli strumenti musicali nei diversi momenti di realizzazione, i macchinari e le attrezzature impiegate, alcune delle quali costituiscono veri e propri pezzi unici. Completano l'esposizione progetti, documentazione sull'attività della bottega e attestati di merito conferiti ai due maestri liutai. Fin dall'epoca romana, Arpino si è distinta come centro laniero di grande importanza. Diffusissima era la produzione artigianale, organizzata all'interno delle famiglie che ospitavano telai e arcolai tra le mura domestiche. Nel Settecento, poi, questa attività assunse carattere industriale, proiettando Arpino tra i principali centri di produzione di tessuti in lana a livello italiano ed europeo.
Il Museo dell'Arte della Lana costituisce una testimonianza preziosa di questa vicenda industriale. Conserva ed espone le attrezzature d'epoca provenienti dall'antico lanificio Diodati e ricostruisce in un percorso storicamente documentato le fasi della produzione. Singolare è l'iniziativa che coniuga il fascino antico del borgo con la poesia contemporanea. Si tratta della riproduzione su pietra di poesie che famosi poeti di caratura internazionale, ospiti della città, hanno dedicato ad Arpino. Emblema della città è la bellissima Fontana dell'Aquila, della seconda metà del XVII secolo. Il maestoso monumento, tutto in pietra, raffigura due torri sormontate da un'aquila, lo stemma della città. Imponente è anche il castello di Ladislao, fortezza militare già nel XIII secolo. In origine nominato Castrum Pescli Falconarie, assume l'attuale denominazione dopo il lungo soggiorno del re di Napoli Ladislao d'Angiò Durazzo nel 1409. Oltre alle bellezze paesaggistiche e ai rari tesori artistici, Arpino si fregia della bandiera arancione, il marchio turistico e ambientale, che distingue i borghi che offrono al turista un'accoglienza di qualità. L'enogastronomia è uno dei punti cardine del borgo laziale. I prodotti del territorio rendono i piatti succulenti, in primis l'ottimo olio di Arpino. Affinché la bontà dei prodotti tipici venga scoperta e apprezzata per far da volano all'economia di Arpino, l'amministrazione comunale ha organizzato una degustazione in Piazza Municipio. Il passato aveva in Arpino una realtà agricola, poi negli anni 70 siamo andati verso l'industria, verso la Fiat. Oggi che è il momento ci lega alla crisi internazionale con la Fiat, con le attività, col territorio, con i posti di lavoro, dobbiamo riscoprire il passato. Quindi i prodotti tipici, l'agricoltura è il nostro cardine, ma non l'agricoltura semplice, l'agricoltura che oggi è più apprezzata nel mondo, il nostro olio, il nostro olivo. Quindi cercare di ripartire con l'associazionismo che è alla base del nostro territorio, in quanto noi abbiamo piccole realtà agricole, al di sotto dei 10 ettari, quindi cercare di trovare le legalità, le fattibilità è molto difficile per chi ha pochi capitali, quindi l'associazionismo dovrebbe trovare quelle sinergie per far crescere l'intero territorio. Quindi l'associazione Olivicoltori Terra di Cicerone è il cardine della nostra iniziativa agricola, ma non è che deve coinvolgere solo il prodotto dell'olio, cioè la nostra realtà finalizzata all'olio, ma dovrebbe riportare in auge quella che è il formaggio, il fagiolo e tutte quelle piccole realtà che oggi nei supermarket, nel biologico, in questi piccoli distributori potrebbero ridare forza al mercato. Le succulenti pietanze sono solo una tappa del viaggio alla riscoperta della tradizione di Arpino. I balli e i costumi tipici della ciocceria lo completano.
Le cioce, calzature tipiche, gli abiti e la cannata, recipiente usato dalle donne per trasportare acqua, fanno da cornice a un popolo che, riappropriandosi delle sue radici, guarda al futuro. Tre buoni motivi per venire a visitare Arpino. Il primo credo che sia noto ai più, non fosse altro che il nostro territorio artisticamente e culturalmente non invidia nessun altro territorio. Basti pensare, do solo questo piccolo riferimento, che noi abbiamo sul nostro agro ben 52 chiese, edifici di culto, molto molto belli, alcuni come la Abbaziale di San Michele Arcangelo, come la chiesa dedicata alla Madonna dell'Assunta, come Sant'Andrea Apostolo, come non ricordare per esempio Sant'Antonio. Oltre a questo ovviamente c'è un po' di tutto, possiamo offrire una gamma di prodotti che va dall'enogastronomia con i prodotti tipici locali e anche al una rete civica museale, una rete civica museale che annovera una sezione dedicata ai nostri maestri liutai Emberger e Cerrone. Abbiamo la fondazione intitolata al grande scultore Umberto Mastroianni, anch'egli nativo di questa città. Abbiamo un'altra sezione museale dedicata all'archeologia industriale della lana. Storia millenaria, cultura, genuinità e amore per la propria terra fanno da volano ad Arpino, città d'arte per eccellenza.